Allora fermi tutti, partiamo con il video, con un pezzo della canzone di Lazza e questa frase: prendete carta e penna. Questa tipa è così di classe che lo infila in bocca col mignolo alzato. Madonna Lazza come spacca! Intanto passo davanti il tabacchino che sbraccio così. Dicano: ma cosa cazzo sta facendo quel ragazzo in foto? Comunque, hola a tutti ragazzi e benvenuti. Buonasera. Hola a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Siamo qui oggi, come tutti i sabati, mi ritrovo ad andare sempre in zona industriale. Ora, io mi garbo a impennare, mi diverto, ci passerò le ore. Però, l'ho detto anche ai miei amici, cioè mi sarei anche leggermente rotto un po' le palle. Perché se voi aprite il mio computer, c'è solamente e solamente video che impenna in zona industriale. E leggermente mi sarei rotto, leggermente, ma proprio leggermente. Qui c'è lo stop. Quindi andiamo pian pianino. Andiamo, un altro stop, attenzione. Bom, bom, bom. Comunque, come state? Spero tutto bene, che la scuola sia con voi, perché bisogna andare per la scuola, che quest'anno speriamo di non essere rimandati. Ma è un bel casino stare dietro ai video, stare dietro alla scuola, e quest'anno non brillo bene a scuola. Quindi se vi siete accorti leggermente che ho calato i video, è perché, diciamo, sarà meglio passare a scuola. Visto che come minimo mia mamma mi fa chiudere anche il canale se rimando un boccio, perché sa che ci tengo molto, però se non studio mi ribalta. E ha anche ragione, perché comunque bisogna finire la scuola, non è che ora perché c'è il canale YouTube, come fanno tanti. Via, abbandono la scuola, il mio lavoro, che lavoro fai? Lo youtuber, grande! Mi tocca rifar tutto da capo! Comunque spero che ve ne siate accorti, perché veramente ho pagato dei soldi, cioè ho preso il salvadanaio della moto, c'è scritto moto grosso così, l'ho aperto e ho acquistato un microfono che fra un po' costa come una moto. No vabbè, scherzo. Però per tutto quello che l'ho pagato dovreste anche sentire il pensiero che ho in questo momento, cioè deve andare al di là della mia voce, però questa cosa qui non la fa. Ha detto? Vabbè, ho acquistato il nuovo microfono finalmente, perché cioè veramente guardavo commenti, erano solo madonna, imprecazioni verso di me e verso il mio vecchio microfono, poverino. Adesso l'ho acquistato, ho acquistato il Rode SmartLav Plus, che diciamo è il microfono che c'hanno le più grandi star del motovlog italiano, come Sino Iri, Edoardo Iannone e tutti questi carini e coccolosi. Penso che anche Pirillo ha questo microfono qui. E era l'ora. Il problema è che io ho già fatto un video con questo microfono e non si capisce niente, non si capisce. Cioè, ho già fatto un video con questo microfono, c'è stato per ora un piccolo problema, ma proprio piccolo. Sono arrivato a guardare i video, si sente solo l'audio, però le immagini tipo è una schermata nera. Spero che... bello. Spero che questo video qui invece si veda qualcosa, proprio mi basta proprio un minimo. Non dio il 4K, ma almeno... Che capite che qui davanti c'è una macchina... Che cazzo di colore è? Non è rosso. È un colore strano, vabbè, tipo sì. E no, che c'ho una Panda bianca, per dire, dovete capire che macchina c'ho davanti. Non ci state capendo un cazzo di discorsi che sto facendo, è normale. Ciao bello. In descrizione trovate
il link per acquistare le magliette. Se hai acquistato le magliette, non hanno visto neanche di tutto il messaggio, perché sono veramente mandato in culo. Se volete le mie magliette, volete comparire su Instagram, sapete cosa fare, andate in descrizione e c'è il link per fare acquisti. Cioè, questo specchietto non ha più un verso oggi. Oh, la mizzolina. Anche se veramente voglio... Oh, mi pare che il mio giro con l'85 più lungo è stato tipo arrivare fino qua, sempre a pennare tutto qui. Infatti voglio andare a fare anche un giro. Facciamo bravi. Che lui come minimo ti piglia anche la targa, quindi. Bello! No, che spettacolo! Non c'è nessuno che impenna? Oh, che cazzo! Non si penna! Ma cioè è più piccolo di un che, cioè sono stupendi questi figlioli. Vai! Che allora, grande! Uè, allora! Non spara a quello lì, vai! C'ha paura, c'ha! Adesso passano queste impennate che ho fatto una testa così, ma vi ho già detto, questi giorni qui sono sempre stato in zona industriale. Adesso si ritorna a fare un po' di gilettini, voglio far vedere tutte le potenzialità dell'85, anche se diciamo che ho messo 85 principalmente per impennare, visto che sono gli ultimi mesi con questa moto qui, e quindi 85 è più, a più basso, quindi si impenna un pochino meglio. Però vi lascio le clip del prossimo video, cioè siamo andati con le semi tassellate nel bosco e nella pista quando tipo aveva piovuto per 3 giorni prima.
Ma sarà meglio girare in seconda perché mi sono impantanato. Vai, dai, con questo semitassellato si va a piedi, si va prima. Come andassi a ammazzare. Però se mi arrivi addosso. Addio, caduta. Si fa il video clickbait, buttati in terra che ci fa soldi in questo video. No, ci si fa. Non ci guadagno neanche su questo video, mannaggia. E dai, sono lì.